Benissimo, benissimo. Quindi se la rassegna stampa è conclusa, Mattia, io passerei alla nostra mission e continuerei insieme a te a scoprire un altro tassello di quella che è insomma la competenza attorno al mondo delle criptovalute. E oggi di che cosa ci Assolutamente. racconti? Che cosa ci racconti, Mattia? Oggi iniziamo ad affrontare l'universo dei DEX, quindi Oh. saliamo di livello e ciò merita una reidratazione Ciò rapidissima. merita una reidratazione, assolutamente, Mattia, è Pronti? giustissimo. E allora siamo pronti e noi ti ascoltiamo come sempre con tanta curiosità. Grazie. Allora, andando avanti con l'onda che si era creata l'ultima volta che abbiamo finito di vedere il progetto Cake DeFi, adesso andremo avanti a parlare di DEX. Questa volta, ovviamente, non avendo un ponte che ci possa portare a questo universo, chiaramente dobbiamo fare una doverosa premessa a tutela di chi ci ascolta e a tutela di chi vorrà approfondire questo argomento. DEX è l'abbreviazione di Exchange Decentralizzato, quindi un luogo dove effettuare uno scambio peer-to-peer con altri utenti senza nessun tipo di intermediazione. Quindi non abbiamo un ente centrale, come per esempio può esserlo nelle piattaforme centralizzate che abbiamo visto finora, Bitfinex, Bitstamp, eccetera, che prende i custodi dei tuoi fondi e si occupa di far incontrare domanda e offerta su un marketplace, chiamiamolo, o su un luogo virtuale dove loro decidono le regole, dettano i tempi, eccetera, eccetera. Qua invece, nel caso dei DEX, sei tu in prima persona che hai il controllo e la responsabilità dei tuoi fondi, di come li negozi, dove li negozi, con chi li negozi, eccetera, eccetera. Non c'è la custodia dei fondi che depositi. Quindi spesso, quasi in tutti i casi, capita che non avrai un vero e proprio conto, ma semplicemente un wallet dove inviare e ricevere le criptovalute. Questo luogo virtuale ti permetterà di poter vedere eventuali contropparti, quindi chi come te agisce su questo DEX con l'intenzione di negoziare, muovere e agire con le cripto. Gli ordini sugli exchange decentralizzati avvengono tramite smart contract. Sono ovviamente tutti on-chain, quindi si effettuano direttamente sulla blockchain senza che nessuna società si ponga come intermediazione, senza che nessun ente possa spezzarle, agire, eccetera, eccetera, perché, ripeto, è qualcosa che non ha nessun tipo di controllo se non il peer-to-peer degli utilizzatori. Quando si depositano fondi su un conto aperto presso un exchange centralizzato, questo ne avrà la custodia, sebbene sia la persona direttamente ad utilizzarli. Funziona un po' così anche con le banche italiane. L'articolo 1800 e qualcosa del codice civile dice che chiaramente una volta che tu depositi denaro in banca, questo passa come proprietà alla banca e tu ne puoi disporre nei termini e modi di legge, eccetera, eccetera. Quindi loro te lo custodiscono e tu ne disponi. Qua non è così, completamente al contrario. Chiaro che questa cosa qua, essendo un po', diciamo tra virgolette, sconvolgente rispetto al paradigma che conosciamo finora, che è quello della banca dove deposito di mille strutture e opzioni centralizzate, qua cambia completamente. Quindi bisogna essere molto onesti nel capire le proprie skill, per farlo innanzitutto, e vedere quali sono vantaggi e svantaggi. Quindi cerchiamo un po' di fare un riassunto, di quelli che sono i pro e poi vedremo anche, gli eventuali fattori di rischio. Allora, pro, nessuna custodia dei fondi, quindi l'exchange non ha la custodia dei tuoi fondi, pertanto non può rubarli, sottrarteli, prendere decisioni strane. Nessun KYC, non c'è bisogno di verificare l'identità del cliente, quindi non si deve compilare il Know Your Customer. Se invece l'exchange è parzialmente centralizzato, come possiamo aver visto nell'ultima puntata con CakeDefi, deve richiedere la conferma dell'identità a norma di legge. Perciò diciamo che il DEX, completamente DEX, non ha nessun tipo di verifica. Si possono scambiare tutti i token, chiedo scusa, Figurati. compatibili con blockchain.
si possono scambiare anche criptovalute tendenzialmente non presenti nei classici exchange, ovviamente con minor capitalizzazione, o progetti nuovi che all'inizio, per farsi conoscere ed essere scambiati senza sostenere tutti i costi del CEX, vanno sui decentralizzati. L'importante è che siano compatibili con la blockchain utilizzata. Come contro, sono poco user friendly, quindi un DEX tendenzialmente è meno facile da usare, soprattutto per i principianti. La liquidità può essere un fattore di rischio. Il volume di trading non è garantito. Puoi scambiare cripto solo se esiste una controparte. Non essendoci un ente centrale, non puoi avere la sicurezza che tutta la tua PDN o controparte o size venga soddisfatta. Le commissioni, che in alcuni casi sui DEX sono più elevate. Quindi diciamo, prima di fare l'elenco dei 10 attualmente DEX più importanti e più usati, devo bere un goccio d'acqua perché sennò ho le Certo, corde tutte Mattia, assolutamente. Idratati e poi dacci anche chiaramente ci sono dei pro, ma come in tutte le realtà possiamo incontrare anche delle difficoltà, quindi dei contro da questa attività. Chiedo scusa per la mia delivery, ma probabilmente l'emozione di essere co-proprietario di tre LEN mi sta togliendo il respiro. Beh, che dire, noi ti capiamo, Mattia, e siamo assolutamente comprensivi di questo tuo Grazie. stato emotivo, ci mancherebbe. Grazie, grazie. E quindi adesso andiamo a vedere la lista dei 10 tra i migliori DEX per capitalizzazione facilità d'uso, che nella nostra idea diventerà il prossimo, l'evoluzione di questo format. Quindi andremo a vederli probabilmente uno per uno. Questo è una cosa che gestirà ste, e secondo me può essere utile ed è anche molto pertinente come passaggio, credo io. Certo. Quindi andiamo intanto a vedere i nomi, tanti li avrete già sentiti magari, e poi li approfondiremo. Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, Ho già SpookySwap, fame, perfetto. esatto, qua abbiamo finito la colazione, Curve Benissimo. Finance, TerraSwap, Orca, Trader Joe, Osmosis e Binance Dex. Questi diciamo sono i 10 selezionati come punti di riferimento. Per chiudere, ovviamente, responsabilità tua, no? Di chi lo usa. Ha dei vantaggi, ha delle opportunità che sui checks non ci sono, però chiaramente it's up to me. Quindi se faccio Certo. una baggianata, non è che chiamo qualcuno, E qui torniamo sul tengo tema della la baggianata. responsabilità, insomma, Mattia, no? Quando si è in questo mondo, il mondo de decentralizzato, aumenta la responsabilità nei confronti delle proprie attività e dunque una maggiore attenzione è sicuramente richiesta, no? Certo, c'è più libertà, chiamiamola così, c'è meno controllo e di conseguenza è richiesta una maggiore responsabilità ed una maggiore attenzione. Quindi questo noi lo diciamo sempre, non è da nascondere, anzi è da No, no. sottolineare e da mettere lì come monito ai nostri telespettatori, agli interessati al mondo cripto e al mondo decentralizzato. Mattia, io credo che sarà una rubrica della rubrica molto interessante. Ok, allora se abbiamo l'ok della boss Finanza Now, possiamo Agli ordini. procedere. Benissimo, Ottimo. benissimo. Allora, io ringrazio come sempre il team di Crypto Hub, ringrazio te per essere qui con noi e per raccontarci tutto quello che succede nel mondo cripto ogni settimana e dunque ti do appuntamento alla prossima allora la prossima puntata dovrebbe essere Uniswap. Credo di sì, a meno che Michele non faccia l'esplorare e venga a raccontarci dei metaversi, eccetera, Allora, eccetera. quello assolutamente già mi stavo dimenticando della mappa, no, assolutamente quello lo teniamo come primo appuntamento e poi insomma vediamo Si coordineranno l'evolversi. loro. Ci sarà di che parlare, questo argomenti non ce ne mancano mai, Mattia. Allora io ti ringrazio tanto e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi e buona giornata a tutti, a martedì prossimo.
Grazie mille a Mattia Spangher, al team di CryptoHub.